Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Dentro la Notizia, il contenitore di Teleponte ed Econews.it. Questa sera è tornato a trovarci il vice sindaco e anche assessore ai lavori pubblici, alla protezione civile, poi ci ricorderà lui le altre deleghe, Giovanni Cavallari, come vedete, Buonasera, buonasera. grazie, grazie per l'invito. Buonasera Cavallari. Allora, dobbiamo parlare di tante cose. Intanto, questi lavori pubblici legati anche alla ricostruzione che possono partire, ma vabbè, la notizia del giorno che ci vuole dare è quella dell'avvio dei lavori per quanto riguarda la scuola Fornacicona. Sì, sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione del refettorio della scuola d'infanzia di Fornacicona. Devo dire, è un lavoro che è stato fatto forse a quattro mani, a sei mani, perché abbiamo anche avuto la grande collaborazione della provincia, che ha messo a disposizione i locali, la preside dell'Istituto Carlo Forti, la preside ovviamente dell'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino, che hanno dovuto tutti insieme, insomma, convergere affinché questo lavoro potesse iniziare. Non è stato semplice, ma da questa mattina i lavori sono iniziati, quindi c'è un'attività da parte della ditta che sta provvedendo alla pulizia dei locali e quindi prima della riapertura delle scuole forniremo quest'ulteriore servizio, quest'ulteriore disponibilità, alla scuola dell'infanzia per poter consumare i pasti in un contesto normale e sotto il profilo igienico-sanitario, diciamo, sereno e tranquillo. È una cosa importante che la somma che stiamo spendendo non rende il servizio che andremo ad ottenere. Una somma esigua di 23.000 euro, ma che nel contempo darà un servizio veramente importante non solo all'attività dei bambini, ma anche all'attività proprio dei docenti, perché i ragazzi dovevano prima consumare i pasti all'interno delle aule. Sono anche tante le scuole che devono comunque essere messe a norma, sono tanti lavori da fare. Intanto siete partiti con l'antincendio, però poi ci sono discorsi legati anche al miglioramento sismico, all'adeguamento sismico. Sono tante le cose che stiamo mettendo in campo. Quello dell'antincendio è una scommessa che abbiamo fatto, lavori importanti sia sotto il profilo economico e non solo sotto il profilo economico, che inizieranno all'indomani della chiusura delle scuole, San Berardo, Risorgimento e Serroni a San Nicolò e successivamente poi la Zippilli. È un'attività veramente coordinata al millesimo con un ottimo lavoro di coordinamento dell'ingegner Manetta. Ma devo dire, siamo sicuri che alla riapertura potremo restituire a questi tre plessi delle scuole più sicure sotto il profilo dell'antincendio, ma sotto il profilo della sicurezza in generale, perché i lavori che andremo a realizzare non sono solo lavori finalizzati alla sicurezza antincendio, ma anche alla sicurezza in genere, dall'impiantistica e non solo. Per quanto riguarda invece l'adeguamento, il miglioramento sismico, a che punto siamo con i Sì, siamo anche progetti? sotto questo profilo, sono stati fatti passi da giganti perché abbiamo affidato tutti i servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva sia della Savini, sia della San Giuseppe e sia del Braga, che sono, Quindi quando diciamo, parliamo di Savini e San Giuseppe parliamo delle sedi, parliamo delle vecchie delle sedi vecchie sedi che in dovranno centro. in centro dove torneranno le scuole e dove praticamente riporteremo tutti i ragazzi in modo tale, non appena ovviamente finiti i lavori, potremo recuperare tutto quello spazio, tutti quei volumi da restituire all'attività scolastica originaria. Nel frattempo sono in corso una serie infinite di progettazioni, cosa che non era mai accaduto forse nella storia del Comune di Teramo, perché veramente stiamo lavorando alacremente a tante altre progettazioni che possono riguardare dalla De Jacobis alla stessa scuola, adesso non mi viene il nome, vicino alla prefettura, La San la San Giorgio. Giorgio, ecco, la San Giorgio. Sono tante le attività, sia connesse alla ricostruzione, ma non solo alla ricostruzione, dove l'amministrazione veramente sta riorganizzando, riprogrammando proprio tutte le attività. Devo dire che anche grazie al commissario Legnini e al commissario per la ricostruzione siamo riusciti ad ottenere un finanziamento per la Molinari e anche qui partiremo a breve per
la Ecco, la progettazione, Molinari, dove attualmente c'è tra dove l'altro la attualmente, Savini, ci sono la Savini e la San Giuseppe. perfetto, dove, e che diventerà ovviamente successivamente il contenitore dove spostare temporaneamente i ragazzi, ma spostarli, voglio dire, sta a significare una volta messa anche questa scuola adeguata sismicamente, avremo un'ulteriore scuola così importante ubicata all'interno proprio della città, che potrà servire per consentire i lavori che dovranno essere fatti su tutte le altre scuole che dovranno essere oggetto di un adeguamento Ecco, sismico. ma che tempistiche ci No, sono? guardate, il concetto della tempistica è un concetto relativo che ho imparato forse sulla mia pelle, anche in relazione a quanto accaduto sulla scuola di Collaterrato. Laddove nascono contenziosi, laddove nascono problematiche di vario genere con o la ditta o problematiche diciamo di altro genere e così i tempi si possono dilatare perché poi voglio dire scattano dei meccanismi, il contratto degli appalti è veramente qualcosa di incredibile che ha dei tempi che garantisce sia la committenza sia ovviamente la ditta che segue i lavori, ma nello stesso tempo che porta a tempi abbastanza lunghi. Ecco, il concetto della durata è una cosa relativa, che se tutto dovesse andare bene, nel giro di 3-4 anni saremo nelle condizioni di poter restituire le scuole adeguate. Laddove ci dovessero essere dei problemi, tecnicamente il tempo Ci vorranno altri anni, arriveremo a 10 anni poi potrebbe dal terremoto, perché... Diciamo che l'amministrazione comunale farà di tutto anche per ridurre al massimo i tempi, perché l'ordinanza Teramo che è stata fatta con il commissario per la ricostruzione serve proprio ad evitare le dilatazioni dei tempi e non solo, ritardi di vario genere. Dall'altra parte, bisogna ovviamente sempre trovare ditte, imprese, studi tecnici che devono fare praticamente la progettazione, esecuzione dei lavori e quant'altro, che devono collimare, devono avere lo stesso intento che ha l'amministrazione comunale nel cercare di accelerare i tempi. Accelerare i tempi non significa eseguire i lavori nel modo frettoloso, ma significa semplicemente cercare di restituire il più velocemente possibile un plesso scolastico che oggi è inadeguato, quantomeno che non è sicuro, per poi restituirlo in un contesto di sicurezza. E siamo appunto poi stati costretti poi a mettere i ragazzi anche in questo plesso, parlando della Molinari, perché le altre scuole erano messe peggio. Quindi questa è un po' la situazione a Teramo, ma Diciamo che questo polo... sì. questa è una cosa che noi abbiamo trovato perché credo che l'allora sindaco Brucchi fece questa operazione di spostare i ragazzi della Savini e anche della San Giuseppe all'interno della scuola Molinari, facendo ovviamente le verifiche, non so se determinate dalle verifiche di vulnerabilità sismica o da altro, però questa scelta noi l'abbiamo trovata e quindi l'abbiamo portata avanti. Adesso dobbiamo ovviamente accelerare sotto il profilo dell'inizio dei lavori e anche dell'adeguamento sismico della scuola. Gli studi sono stati definiti, quindi l'affidamento proprio delle progettazioni è stato fatto. Adesso c'è la necessità di accelerare al massimo la definizione del progetto definitivo ed esecutivo. Devo dire che in alcuni casi, come per il Braga, l'edificio è vincolato, quindi anche la sovrintendenza dovrà esprimersi per tutti i pareri che dovranno essere dati e quindi i tempi possono ovviamente dilatare anche in relazione agli enti che devono partecipare poi alla definizione delle autorizzazioni. Faremo di tutto per cercare di ridurre al massimo questo tempo, ma la cosa, il dato che è importante è che credo nel primo semestre del 2020 22 potremo iniziare a vedere veramente le gru e quindi iniziare a contare il tempo a rovescio per quando potremo tornare ad utilizzare questi edifici scolastici. Ecco, tra l'altro per la San Giuseppe in questi anni si era parlato di fare questo polo scolastico, quindi di fare dei lavori importanti, mentre per la Savini c'era stato un rimpallo tra demolizione, ristrutturazione, non tornerà mai più in centro. Poi insomma le scelte sono state diverse, Le scelte sono. che poi economicamente quanto incide, quanto differisce una demolizione. Allora, la demolizione con la ricostruzione non è una scelta politica, ma è una scelta tecnica. Ovviamente, gli studi di progettazione cosa fanno? Prima fanno
devono verificare le condizioni di sicurezza dell'edificio, quindi dalla vulnerabilità sismica fatta in un modo più approfondito, si capisce se la struttura deve essere demolita o può essere, diciamo, messa in sicurezza adeguata sismicamente. Dall'analisi di questa verifica, quindi la progettazione, ovviamente poi inciderà in relazione allo stato di manutenzione o di degrado della struttura. Per cui, voglio dire, l'aspetto della demolizione e ricostruzione è legato a verifiche tecniche, non ad aspetti politici. L'aspetto politico può essere quello di definire laddove una struttura, anche avesse ancora dei criteri di sicurezza sufficienti, se intervenire in questo modo, ma con la demolizione e la sostituzione. Ma questo non è il caso né della Savigny né della San Giuseppe, perché entrambe le scuole hanno superato, mi sembra, da poco i 70 anni di vita e quindi diventano vincolate ob torto collo per un raggiunto limite di età. Devo dire Da che ex fruitrice della scuola, ex proprio studentessa delle medie della Savini, ammetto che vederla demolita da una parte mi avrebbe, come dire, sicuramente fatto commuovere assolutamente, ma non, la scuola dovrà e tornare piangere veramente la scuola dovrà tantissimo. tornare lì e dovrà essere è stata una scuola che veramente Una la scuola quale storica. storica, alla quale siamo tutti legati, una storia che non può essere cancellata e che dovrà continuare, ma dovrà continuare con, diciamo, una visione totalmente diversa, cioè di una scuola sicura, di una scuola adeguata sismicamente, che faccia stare all'interno non solo tutta la popolazione scolastica, ma anche tutta la parte dei docenti, che in totale Certo. tranquillità. Abbiamo citato il Braga, tra l'altro abbiamo intervistato en passant la direttrice, la neo direttrice dell'istituto musicale, si parlava appunto dello spostamento della sede, loro da settembre verranno in centro perché l'INPS ha bisogno degli spazi in questo momento allocati presso Porta Reale, però insomma. Tornare nella loro sede storica non potrà comunque avvenire prima di 4-5 anni. Questa è un po' la tempistica. Sì, anche per il Braga la stessa identica cosa. L'altro giorno abbiamo fatto già il primo sopralluogo con la sovrintendenza e con lo studio che si è aggiudicato la progettazione. Per cui siamo in una situazione abbastanza avanzata, ma voglio dire, anche nel caso di specie non possiamo pensare che il progetto definitivo ed esecutivo non possa essere presentato prima di 90 giorni, quindi ci sono degli approfondimenti tecnici che devono essere fatti e che nel caso di specie dovranno essere fatti con la partecipazione alla sovrintendenza, che ovviamente inciderà in positivo, ovviamente, sullo studio da prospettare poi l'amministrazione comunale. Mi dispiace per il Braga, che in questi ultimi anni ha avuto una storia abbastanza complicata e complessa, Una storia perché di traslochi su sì, traslochi. ci dispiace tantissimo. Abbiamo parlato sia con il professor Castagna, col direttore, con la direttrice amministrativa qualche settimana fa, e ci hanno anche prospettato un rilancio proprio della scuola sotto il profilo delle iscrizioni, importante, importantissimo, che ovviamente ci fa solamente piacere, e quindi anche questo lavoro si va ad inserire in un contesto di rilancio della scuola e potrà tornare ad essere un fiore all'occhiello, speriamo, nel più breve tempo possibile. Questo ovviamente sono degli auspici da parte dell'amministrazione comunale sui quali stiamo mettendo veramente tanto, ma tanto lavoro, e stiamo facendo in silenzio, anche quando qualcuno ci accusa di una pseudo lentezza. Posso garantirvi che non c'è giorno che non trascorre, che noi non siamo lì a sollecitare, perché tutta la parte della ricostruzione, in particolare anche quella del Braga, possa ripartire più velocemente possibile per ridare veramente uno slancio alla città. In aderenza c'è anche il mercato coperto, sul quale Ecco, lì ci sia un spesso, spesso e progetto. volentieri può sembrare da parte di alcuni che ci possa essere da parte dell'amministrazione una distrazione. Anche qui, nelle prossime settimane, arriveremo con uno studio di fattibilità e che potrà dare veramente
in là ad una nuova area per il mercato coperto e non solo per il mercato coperto, quindi di tutta quell'area che comprende il Braga e il mercato coperto. C'è un progetto di riqualificazione Stiamo importante. lavorando in silenzio come normalmente facciamo, non ci vantiamo della progettualità che stiamo mettendo in campo, ma ci vantiamo dell'inizio dei lavori che annunciamo perché rappresentano proprio l'ultimo percorso, l'ultimo tratto per poter poi ridare alla città un lavoro eseguito e quindi anche ben fatto. È Per un po' cui, la riqualificazione poi di tutta l'area del quartiere Santa Maria ma noi Abitetto. abbiamo in quella zona, come avrà potuto vedere, anche quel famoso rudere che rappresentava per la città un Via bonus Muzzi. incredibile, è stato affrontato nel giro di pochi mesi dal mio arrivo nell'assessorato ed è stato messo in sicurezza. Poi ci sono sempre delle voci discordanti e voci che possono non apprezzare un lavoro che è stato eseguito. Nello stesso tempo posso garantirle che lo stato dei luoghi di oggi rappresenta, diciamo, un sogno di tantissimi anni fa. I cittadini ancora oggi quando passo in quella zona mi ringraziano e ci dicono che abbiamo fatto cose incredibili, come pure l'ultima cosa che abbiamo rimosso, quel famoso percorso pedonale che ha restituito a Via quella via Stazio. diciamo, non solo la possibilità di far passare delle autovetture, quindi il transito veicolare e non solo, ma restituito a quel condominio sul quale insisteva quel camminamento pedonale, veramente una felicità che non vedevano da diversi anni, cioè persone che sono uscite ad abbracciarci per ringraziarci di una cosa che non doveva neanche accadere. Dal mercato coperto, quindi tutta l'area appunto di Santa Maria Abitetto, si affaccia, poi va verso Via Paris e ci porta al Teatro Romano. Lì ormai siamo arrivati addirittura d'arrivo, lì c'è proprio ormai, bisogna solo far partire questi Sì, lavori in questi di giorni demolizione. l'assessore di Padova, insieme all'intera amministrazione comunale, ci ha consentito il progetto, che è stato oramai che sia una fase esecutiva, ci ha consentito di poter partecipare a quel famoso bando della rigenerazione urbana e che ha portato ad una richiesta di finanziamento veramente importante, 20 milioni. 20 milioni è la somma complessiva dei tre progetti nei quali dobbiamo includere anche il teatro comunale e anche il Castello della Monica. Ovviamente il teatro romano di cui stiamo parlando rappresenta forse l'operazione più importante, economicamente più importante, perché si parla insomma di quasi 11 milioni di euro per poterlo completare. A brevissimo speriamo di poter iniziare la demolizione controllata di quegli edifici, di quei condomini che insistono sul sedime del teatro, che rappresenteranno Certo. per la città veramente una sorta di liberazione, ma che restituirà a quel teatro veramente il valore che ancora oggi molti di noi non sono riusciti a percepire. Lì la progettualità è molto più avanti, invece per quanto riguarda il comunale, il Castello della Monica, siamo ancora A studi di a fattibilità. studi, neanche al preliminare No, praticamente, sono siamo proprio studi a di studi di fattibilità. fattibilità che ci hanno consentito di poter partecipare a questo bando, come abbiamo partecipato ad altri bandi, appunto anche un po' per rispondere a chi ci critica di non avere progettualità. Abbiamo partecipato anche al bando del MIUR per le scuole poli dell'infanzia, con la scuola De Albentis e la scuola poli dell'infanzia di Villa Romano, e insieme adesso questo della rigenerazione urbana, ma anche la sistemazione di Via Longo, che credo sia uno di quei progetti che possano trovare, che potranno trovare sicuramente un riscontro positivo sotto il profilo della progettualità, e non solo la progettualità, ma anche del finanziamento. Quindi voglio dire, c'è un'intensa attività che forse mai si ricordava a livello comunale, a livello di ufficio tecnico, per cui credo che c'è un cambio di passo importante che, seppure in questa fase ancora non è percepibile, ma nei prossimi mesi sicuramente avremo poi la possibilità di poter misurare l'attività che è stata messa in campo. Sul Castello della Monica, che poi avrà un finanziamento, diciamo, minore, serve un... Circa 1.900.000 Ecco, circa euro. 2 milioni, che tipo Allora, di progetto c'è in il mente? Castello della Monica ha avuto il recupero del giardino, che è già di fatto Certo. fruibile e sarebbe già tecnicamente utilizzabile da parte dei cittadini.
la parte invece della messa in sicurezza dell'edificio parziale, perché non è stata fatta una messa in sicurezza sismica e di rifunzionalizzazione della struttura, era solamente parziale, quindi il piano seminterrato, il primo piano e il secondo, mancherebbero ulteriori due piani. Ecco che questa attività, questo diciamo, studio di fattibilità che abbiamo messo in campo è servito a quantificare e a capire quindi macroscopicamente le somme necessarie per il completamento del Castello della Monica e quindi la nostra richiesta potrebbe servire a far sì che si possa chiudere veramente un intervento così importante di restituzione alla città di un'opera così vitale, perché il giorno in cui apriremo Ecco, la che città. idea ha il comune poi Allora, il concetto su dell'idea quello spazio? sull'utilizzo del castello è un aspetto che l'assessore Core sta portando avanti e sul quale sta lavorando. Ovviamente lavoriamo tutti insieme, ma nello stesso tempo è un aspetto sul quale voglio dire l'assessore Core si sta misurando anche con le associazioni e non solo con le associazioni. Quello che io sto facendo come assessore ai lavori pubblici proprio è l'ultimazione dei lavori per restituirlo poi alla cultura e quindi per definire la vera utilizzazione del castello. Anche uno spazio Ma museale. scherza, è veramente bellissimo, è veramente una struttura che solo a vederla dall'esterno ci cattura in tutti i sensi. Figuriamoci nel momento in cui lo potremo vivere anche all'interno con delle manifestazioni, speriamo quest'estate. Con l'assessore Filipponi stavamo ragionando proprio di una possibilità di utilizzo anche di quest'estate della parte esterna, della parte Coi del giardini. giardino, che è una cosa meravigliosa, è un contesto fantastico, è veramente incredibile. Vedremo insomma se tutto ciò accadrà. E però questi bandi, cioè questo bando ha una scadenza, quindi voi insomma al fotofinish siamo arrivati a presentare questi progetti, scadono in settimana. Il progetto, se lei si riferisce al bando per la rigenerazione urbana, tutti i progetti che escono, anche quello sui poli dell'infanzia, hanno un tempo molto limitato, per cui ovviamente chi ha messo in campo un'attività di programmazione, chi ha i progetti all'interno del proprio ufficio tecnico, può tranquillamente gestire questa fase abbastanza breve tra la pubblicazione e la chiusura del bando con una maggiore serenità. Ecco. No, noi abbiamo dovuto mettere in campo un'intensa attività perché, voglio dire, non abbiamo trovato progettazioni, non abbiamo trovato all'interno delle amministrazioni comunali progetti che ci potessero essere utili e che potessero essere vicini alla nostra idea per quanto riguarda la scelta delle opere da andare a rigenerare, per cui, voglio dire, abbiamo dovuto lavorare con una certa intensità. Però Intensità, celerità e poi che. il concetto è sempre quello che alla fine siamo riusciti a presentare tranquillamente, abbiamo partecipato al bando in tranquillità senza grossi problemi. Certo, adesso bisogna vedere che chance poi ha il comune, che ci sono anche altri Beh, comuni che presentano progetti, ovviamente comuni i capoluogo. comuni capoluogo di provincia avevano una peculiarità di avere un budget di 20 milioni di euro che noi abbiamo raggiunto totalmente e che quindi ci mette nelle condizioni laddove i nostri progetti dovessero avere tutte le caratteristiche per poter essere finanziati, di avere un finanziamento importante che si va ad aggiungere a tanti altri che continuano ad arrivare sul nostro territorio. Speriamo di ottenerli. Tornando alle scuole, l'incompiuta di collaterrato sarà una compiuta, diventerà una compiuta nei prossimi mesi? Per Allora, le dico che settembre, per l'anno scolastico, guardi, io impossibile. le ripeto, le date non le voglio indicare perché sono rimasto scottato all'inizio del mio mandato pensando di poter in qualche modo, intervenendo energicamente, di poter portare a conclusione quella scuola. Adesso le dico che abbiamo approvato il progetto, diciamo, della parte mancante dei lavori per la scuola di collaterrato. In questi giorni è stato il dirigente ha provveduto a fare il bando per l'affidamento dei lavori. Nel giro di qualche settimana potremo avere la ditta
che sarà incaricata di ultimare le attività e la ditta dovrà garantirci nel più breve tempo possibile l'esecuzione di tutti i lavori. Nel più breve tempo possibile significa per settembre, Beh, con il nuovo anno scolastico, finalmente l'inaugurazione di questa scuola. se qualcuno mi conosce e sa un po' come sono fatto, Non da io tempisti, non da non tempi. voglio, non do tempo, ma voglio dire, sicuramente è un tempo congruo per poter arrivare prima della riapertura delle scuole a poter concludere tutti i lavori. Intanto per settembre, per l'apertura delle scuole, probabilmente avremo i nostri bei lavori, vedremo i nostri bei lavori sul Ponte San Gabriele. Non è una bella Allora, notizia. Ponte San Gabriele è un altro di quei lavori Lavori che superficiali, perché sì, attualmente. sopra l'impalcato. I lavori di Ponte San Gabriele stanno avvenendo quasi nella totale tranquillità nella parte sottostante le pile. Già da diversi mesi. È un progetto finanziato da Protezione Civile che è stato affidato come stazione appaltante all'ANAS. L'ANAS sta lavorando come stazione appaltante e quindi come direzione dei lavori con la ditta che sta effettuando tutta la messa in sicurezza della parte sottostante. E adesso, siccome le pile sono state quasi tutte ultimate, tranne che le due spalle, è una pila che è a ridosso praticamente del camminamento pedonale che porta poi al parcheggio San Gabriele. Dovranno essere conclusi le due spalle laterali e questa pila. Ultimata questa attività, la ditta poi passerà sull'impalcato e quindi interverrà sulla parte dove oggi transitano i mezzi. E quindi sicuramente quando ci sarà questa Si attività, creeranno molti disagi qualche inevitabili. disagio si creerà sicuramente, ma è un disagio al quale noi vogliamo sicuramente far fronte nella consapevolezza che avremo finalmente un ponte sicuro sotto tutti i profili e quindi restituiremo alla città, diciamo, la tranquillità di percorrere quel ponte in totale sicurezza. Ecco, fino adesso, insomma, un resoconto. Ah, non abbiamo parlato di Porta Reale, poi della messa in sicurezza, anche Porta lì, Reale però. è un'altra scommessa che abbiamo fatto, che ho fatto sin dall'inizio del mio incarico, che è stata ovviamente accolta dalla maggioranza in modo veramente convinto. La Porta Reale è stata praticamente trovata diciamo, in un contesto di quasi semi-abbandono, con fiorescenze nate, non solo fiorescenze, ma anche con alberi nati sulla sommità della porta, che in qualche modo hanno prodotto dei danni alla struttura con infiltrazioni d'acqua. Diciamo che tutta la cortina in travertino che c'era e si era praticamente quasi svincolata dai fermi metallici che stavano lì da tantissimi anni. Qualcuno mi dice che da oltre 70 anni non veniva fatta una messa in sicurezza, un lavoro di manutenzione ordinaria e anche una pulizia, e quindi voglio dire è stato un lavoro necessario, un primo step con la pulizia fatta di tutta la porta. Adesso mancano pochissimi lavori, manca diciamo un elemento nella parte sommitale che dovrà essere posizionato questo elemento metallico nella parte sommitale, potremo definitivamente rimuovere il ponteggio che ancora è rimasto e successivamente passare al collegamento del marciapiede nel tratto dove c'era precedentemente l'edicola Che è stata trasferita poco più che è stata avanti. Leggermente. spostata leggermente rispetto alla vecchia. Tra l'altro, dobbiamo dire, ci piace molto la collocazione trovata dall'assessore Ma l'assessore Valdo di Valdo di Buonaventura è un Buonaventura. vulcano in eruzione. Una bella Veramente, idea, perché poi si era veramente. parlato anche di altro, di trasferirla Ma di guardi, fronte, c'era l'autolavaggio io le devo invece. dire che mentre facevamo i lavori del corso, chiesi all'assessore di Buonaventura il modo per poter rimuovere l'edicola di via Carducci. Devo dirle la verità che non mi fece quasi neanche parlare che una settimana dopo aveva trovato già la soluzione. Quando dovevamo fare Porta Reale, si è verificata la stessa identica cosa. Baldo è una persona che ci mette veramente il cuore, anche oltre il cuore, Il cuore nell'attività. oltre l'ostacolo, come Sì, si sì, sì. dice, lui è sempre quello Veramente, che mette il sempre cuore operativo a qualsiasi ora del giorno e della notte. oltre l'ostacolo. Quindi il resoconto ok, ma adesso, quindi poi insomma anche quello che partirà.
Ci siamo dimenticati qualcosa perché poi ci sono altri lavori pubblici da effettuare. Ecco, che succederà da questa seconda parte dell'anno? Ma sono, allora, le cose in cantiere ne sono tantissime, ma non è mio costume dirle prima che si avverino. Posso dirvi solamente che abbiamo approvato il progetto definitivo delle due rotatorie, quindi della rotatoria, delle famose rotatorie con i birilli di plastica, che Che diventeranno definitive, finalmente diventeranno rotatorie. definitive, sia quella di Piazza Garibaldi che dell'incrocio di via Fonte Regina. Devo dirvi pure che in questi lavori andremo anche a sistemare il manto, l'asfalto e il sottostrato, ma creando anche delle isole e dei passaggi pedonali che in qualche modo sopraelevati e che saranno molto più sicuri. Devo dire, è un progetto, abbiamo recuperato un finanziamento regionale che non se ne conosceva l'esistenza prima e in qualche modo sicuramente creeremo una maggiore sicurezza veicolare in quelle zone e restituiremo la città capoluogo, potremo togliere quei famosi birilli che veramente ci riportiamo una sorta di sperimentazione che dura da quasi un decennio e in qualche modo potremo definitivamente toglierli dal sedime stradale. Poi nei prossimi giorni, come avevo anche già annunciato, ci sarà l'inizio dei lavori del dissesto idrogeologico di Via Fermi a San Nicolò Tordino, che è un altro aspetto importante perché restituirà un tratto di strada che è stato chiuso circa un decennio fa, proprio Via Fermi, e che non consente più alle persone che transitano sulla strada su Via Colombo di poter andare, diciamo, sulla strada ex strada statale di San Nicolò. Dico, è un'altra di quelle attività che sicuramente può sembrare di minore importanza, ma che per la frazione, per San Nicolò, rappresenta veramente diciamo, un rilancio e anche una sorta di risurrezione da parte dell'amministrazione comunale che comincia a restituire ai territori quell'importanza e quell'attenzione che in qualche modo forse è mancata per troppi anni. Quindi tanti, tanti progetti, tanti lavori, Ma speriamo. questi sono solo quelli che, E diciamo, infatti si stanno andando a termine non ci sta e che nelle dicendo. prossime settimane vi potrò dire che abbiamo iniziato. Ce ne sono tantissimi, ma dico, non dico tantissimi, ancora di più, sui quali stiamo lavorando in silenzio perché il cittadino non deve, non dobbiamo continuare con quell'attività dell'annuncite cronica che la politica Certo. ha sempre, dobbiamo cercare di comunicare le cose che si fanno e che hanno un inizio e devono avere una fine e che poi il cittadino ovviamente sulla base di quelle attività potrà in qualche modo poi Certo. certificare la buona o la cattiva, diciamo, esecuzione dei lavori. Per cui ci sarà un tempo, così avrò modo anche di tornarla a trovare. Assolutamente, però a proposito di fine, i tre corsi li lasciamo così, I corsi? Sul finiti, o ci sono in prospettiva, c'è qualche corso, idea che allora il sul corso corso, che nessuno l'amministrazione. l'ha notato e nessuno si è reso conto che sono in corso ancora tuttora i lavori di sostituzione di tutto l'impianto di illuminazione che sta passando dalla vecchia illuminazione a un'illuminazione a LED, quindi con un risparmio energetico e non E solo. soprattutto, no, molti ancora si lamentano che è buio, che molte zone sono buie. Allora, una riqualificazione energetica dettata sia da aspetti diciamo, di vetustà dell'impianto che insisteva sui tre corsi e anche nella zona circostante il Duomo, ma nello stesso tempo una riqualificazione e un'omogenizzazione della luminosità, perché la luminosità è stata anche in questo caso dettata da una prescrizione della sovrintendenza e quindi alla quale ci siamo dovuti attenere. Quindi non troveremo più luci fredde, luci calde, luci così, ma troveremo tutte le stesse luci. Enel X sta provvedendo già da un po' di tempo alla sostituzione dei corpi luminosi, ancora c'è da fare qualcosina, ma nello stesso tempo, nel mentre passano le settimane, continuiamo ad avere questa quest'ulteriore attività sul corso principale, che non è di poco conto.
La pavimentazione del corso ce la terremo così per sempre, al Corso San Giorgio. Beh, Ormai, parlare adesso, dopo aver dopo un finito. decennio di insoddisfazione da parte di tutti i cittadini sulla qualità della tipologia di pavimentazione del Ormai ce lo corso, dobbiamo tenere così. beh, sinceramente mi sembra. Abbiamo cercato di pulirlo, però, abbiamo Abbiamo cercato di fare un bel lavoro di cercato di fare pulizia. un'intensa attività anche con questa sostanza idrorepellente, abbiamo non La solo rifaremo a fatto. proposito, Non sarà una. abbiamo fatto quello, l'abbiamo arredato con le panche, con le fioriere. Adesso c'è un cittadino che mi continua a Sollecitare. sollecitare per mettere nella zona sottostante la tettoia di Largo San Matteo delle panche, perché d'estate giustamente potrebbe essere utile per gli anziani avere anche un riparo dai raggi solari. Ecco, voglio dire, nel mentre c'è stata la ridda di chi era a favore del popolo a favore del popolo contrario, ci sono delle persone che giustamente ci segnalano degli aspetti che forse possono essere sfuggiti al progettista, al direttore dei lavori, ma che in qualche modo adesso analizzeremo con una certa tranquillità per vedere se possiamo in qualche modo, non dico riparare, ma se possiamo ovviamente provvedere anche ad accontentare queste persone che giustamente ci hanno segnalato un aspetto di non poco conto. E migliorare, assolutamente. Grazie all'assessore Cavallari, al vice sindaco di Teramo Giovanni Cavallari. E sì, torneremo, insomma, avremo modo di parlare di altro, indubbiamente, per quello che partirà poi nei prossimi mesi, anzi in quest'estate, anzi nelle prossime settimane. Grazie ancora. Grazie a voi per l'invito e un abbraccio, un saluto a tutti i cittadini teramani. E noi ci ritroveremo invece per un altro appuntamento con Dentro la Notizia. Arrivederci.